18:18 primi e 15 secondi comincia il secondo tempo di 90 minuti, quello dedicato al talk show calcistico. Stasera particolarmente ricco e anche particolarmente frizzante, perché usciamo da un turno di campionato in cui non sono mancate le polemiche, polemiche che sono continuate e per certi aspetti sono state anche accentuate oggi da interventi anche di personaggi che c'entrano poco con il mondo del calcio, o meglio sono tifosi eccellenti ma insomma in qualche modo non sono direttamente coinvolti, e poi c'è però stata la risposta, insomma davvero ce ne saranno da vedere e da sentire delle belle. Cominciamo col presentare i nostri ospiti, Gianni Cerqueti, collega di Rai Sport. Buonasera Enrico, buonasera a tutti. Buonasera. Il presidente dell'Unione Sportiva Acri, Marco Galdiolo, che è stato già ospite del nostro primo tempo oggi. È stato assegnato il terzo premio Bearzot a Vincenzo Montella, ne parleremo, del premio Bearzot che insomma in una giornata come questa ha un significato ancora più particolare. Tra i componenti della giuria del premio Bearzot, Matteo Marani, direttore del Guerriero Sportivo, finalmente qui a Roma, solitamente insomma era collegato ed è collegato da Bologna. Mi consenti di ringraziare i tecnici e tutte le persone della Rai a Bologna per la gentilezza. Assolutamente, assolutamente, un ottimo lavoro come quello anche dei tecnici del nostro studio qui dell'ex XR5 di Saxa Rubra. Valeria Ciardiello ci dà la possibilità come sempre di collegarci via Skype, via social network con i nostri amici da casa. Come sempre attraverso il nostro indirizzo Twitter, ben ritrovati anche da parte mia, @90minuti, oppure se avete piacere di diventare web opinionisti di 90 minuti basta che mandate il vostro profilo indicando per quale squadra fate il tifo al nostro indirizzo di posta elettronica 90minuti@rai.it, ed effettivamente Enrico il social network in generale stanno sbizzarrendo dopo questo weekend calcistico che non è ancora finito, perché manca il derby stasera. No, perché poi il turno calcistico della giornata si conclude con il derby di Roma, per la prima volta nella storia che si disputa di lunedì. Avremo collegamenti con lo stadio olimpico anche per monitorare la situazione dell'ordine pubblico, che per il momento sembra tranquilla e speriamo che sia così fino alla fine, ma come abbiamo detto oggi è anche il giorno dell'assegnazione del terzo premio Enzo Bearzot nell'albo d'oro di questo prestigioso riconoscimento promosso dall'Unione Sportiva Acri d'intesa con la Federazione Italiana Gioco Calcio. Succede a Cesare Prandelli, a Walter Mazzarri, Vincenzo Montella, l'allenatore della Fiorentina, che è collegato in diretta con noi. Buonasera Vincenzo! Buonasera a tutti. Ciao, the winner is Vincenzo Montella, abbiamo intitolato, vedi? Contento? Grazie mille, ha vinto qualcosa. fa molto piacere davvero, perché è un premio prestigioso, un grandissimo personaggio, anche in questo momento di attualità secondo me, perché ci ha insegnato molto e sarebbe da prendere da esempio soprattutto e non solo come personaggio di grande fair play. Vincenzo, ti leggo la motivazione con la quale la giuria, che era presieduta da Giancarlo Abete, prima abbiamo letto i nomi di tutti i colleghi prestigiosissimi che ne fanno parte, ti ha insignito di questo riconoscimento. Te la leggo perché merita. Vincenzo Montella, allenatore giovane che in pochi anni ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nel panorama dei tecnici italiani, sia per le qualità mostrate sul campo, che l'hanno visto cogliere grandi risultati sempre esprimendo un gioco propositivo e spettacolare, sia per le doti umane. Al di là della sensibilità mostrata a sostegno di molte iniziative di carattere sociale, Montella rappresenta anche un esempio di fair play per lo stile e la misura con cui riesce a gestire tanto le vittorie quanto le sconfitte. Ti dico subito che il presidente Abete oggi nella conferenza stampa che abbiamo fatto in Federcalcio ha detto, beh, anche i pareggi, parlando di stretta attualità, insomma. Sì, no, ma fa piacere, mi lusinga soprattutto, ecco, non soltanto l'aspetto tecnico che abbiamo fatto scelta la mia candidatura, ma soprattutto appunto anche quella, diciamo così, fuori dal campo, che credo che sia importante davvero. C'è tantissima esasperazione in questo momento, lo è ancora di più, di solito è così verso la fine del campionato, sicuramente ci sarebbe bisogno un po' più di tranquillità nell'analizzare anche talvolta i torti che succedono, capitano e capiteranno sempre, ma ecco, per rimanere nell'attualità io non credo che ci possa essere malafede negli arbitri, perché altrimenti dovremmo smettere, insomma, tutti e sbagliano come sbagliamo noi, come sbagliano tutti, a volte dispiace di più di altre volte perché c'è la tensione anche degli addetti al lavoro, i nostri, insomma, allenatori, giocatori, perché tutti abbiamo voglia di ottimizzare il lavoro fatto di un anno, però ci sta di commettere degli errori, e l'importante è poi rientrare sempre dentro alla normalità delle cose. Ecco Vincenzo, non voglio farti entrare nelle polemiche di giornata, voglio farti parlare un attimo col presidente dell'Unione Sportiva Acri, che come ho detto prima promuove d'intesa con la FIGC questo premio, e poi credo che Gianni Cerqueti e Matteo Marani hanno una curiosità per te. Prego Marco Galdiolo. Ma io mister volevo prima di tutto salutarla e ringraziarla, perché
Beh, mai come oggi, proprio oggi come giornata, stemperare un clima un po' eccessivo di polemiche fa, a mio avviso, molto bene. Ma poi soprattutto la ringrazio perché al di là dei suoi risultati tecnici, che sono comunque straordinari, ma so che la mia opinione conta pochissimo da non addetto ai lavori, le volevo fare i complimenti per lo stile, perché noi abbiamo pensato che la sua compostezza, il suo equilibrio, veramente il suo modo con cui esprime il suo fare il mister, l'allenatore, lo avvicini molto agli esempi che dava Enzo Bearzot. Io penso di ringraziarla a nome mio e a nome di tutti gli sportivi italiani che da bambini e anche da ragazzi o da adulti hanno bisogno di questi esempi così straordinari. Grazie mille, mister. Grazie a lei, mi lusinga molto questo suo pensiero, davvero. Gianni Cerqueri. Questo premio va ad un protagonista del mondo del calcio che è coerente sia da allenatore che con il suo passato da giocatore, perché l'unica esasperazione che ricordo è un calcio a una bottiglietta d'acqua minerale al San Paolo, ma per il resto Montella, che peraltro di falli ne subiva tanti, si è comportato sempre davvero in maniera esemplare. E credo che il suo comportamento da allenatore e anche la gestione della reazione ieri, assolutamente nei binari di una civiltà e di una eleganza, voglio dire, testimonino lo spessore dell'uomo oltre che del tecnico. Una curiosità ce l'ho, la domanda che voglio fare a Montella: siccome la scommessa con Tagliavento l'ha vinta, a proposito del fallo che non era da rosso eccetera, come viene saldata? Ci sono già delle ipotesi di accordo? Il ristorante chi lo sceglie? No, chi lo paga lo sappiamo. Il ristorante lo sceglie il partner, lo sceglie chi vince di solito. Ecco. Ora, se siamo tutti d'accordo che abbia vinto la scommessa, bisogna poi chiederlo anche a Tagliavento o a Braschi, il suo, diciamo così. Però l'opinione generale mi pare che, insomma, la sentenza sia stata... Però credo che, ecco, per sembrare gli animi, credo sia proprio opportuno farla a fine campionato, dove tutti saremmo sicuramente più tranquilli. Assolutamente sì, però la scommessa, appunto, mi sa che si è capito chiaramente chi l'ha vinta, insomma, adesso senza rinfocolare pure noi altre polemiche. Matteo Marani, prego. Ah, io sono molto contento, credo che Vincenzo se lo meriti alla grande questo premio per quello che è il suo comportamento, per quello che ha fatto. Io credo che abbia dimostrato che si può anche sorridere nel calcio, cioè che a volte si possono smontare questi enormi castelli che si costruiscono con un sorriso, con una battuta, e io quando lo vedo sorridere a fine partita, insomma, credo che veramente mi apre il cuore. Quello che invece penso, Vincenzo, è che purtroppo spesso il calcio fa fatica a fare questo, cioè si potrebbe qualche volta fare un sorriso in più e magari una battuta in meno. Io lo riferisco, faccio il mio mestiere, anche un po' a quello che si è sentito ieri. Non si potrebbe a volte ridere un pochino di più e magari soppesare un po' meglio certe parole, anche da parte degli allenatori, intendo? Sì, no, ognuno, cioè, per il mio pensiero mi trova d'accordissimo con il tuo, poi naturalmente dipende il carattere delle persone, non sempre si riesce a sorridere, non sempre si riesce a essere sereni. Sicuramente credo che sarebbe opportuno se tutti noi, ma me compreso, perché talvolta, che se non si vede, esagero anch'io, ma credo che bisogna ricordarsi davvero che siamo seguiti dai bambini, dai ragazzi, che siamo da esempio in positivo e in negativo, quindi credo che questa esasperazione sia opportuno farla diventare un po' più lieve, perché davvero ci guardano e poi molto spesso prendono i nostri comportamenti, chi ci guarda, e soprattutto i ragazzini. E poi, per concludere, Vincenzo, ripeto, senza volerti far entrare nelle polemiche di giornata, di cui noi ci occuperemo perché poi cronisticamente le cose vanno riportate, però non c'è neanche poi il rischio da parte di qualche allenatore che trova subito l'alibi sull'arbitraggio di dare proprio un alibi alla sua squadra? Cioè, tanto per fare un esempio pratico, per capirci, voi ieri eravate sotto 2-0 con un uomo in meno e avete pareggiato la partita 2-2. Un'altra squadra, l'Inter, perché noi dobbiamo parlare chiaro, era in vantaggio 3-1, poi ha fatto, diciamo così, ha subito una decisione arbitrale ingiusta, è stato dimostrato dalle immagini, però poi dopo ha subito anche altri due gol. Non è sbagliato dire che poi tutto cambia su una decisione arbitrale, in assoluto dico, non riferendosi al singolo episodio. No, ho capito, ma lo dico da allenatore, a volte l'allenatore usa anche mezzi mediatici per dare un messaggio alla squadra, anche in diretto. Bisogna capire se internamente si dicano le stesse cose, io non credo, quindi a volte lo si fa per difendere la squadra, è una strategia, quindi probabilmente è successo così a
Stramaccioni che probabilmente per difendere la sua squadra ha cercato di strategicamente di mettere in luce l'errore eventuale dell'arbitro. Per coprire magari qualche altro problema che c'è stato lì. Quindi talvolta si usano due facciate, uno con la squadra e uno con i mezzi mediatici, proprio per mandare messaggi diversi. Enzo, Vincenzo Montella anche con questa risposta si conferma un allenatore e un uomo intelligente, quindi che non si nasconde, insomma. Complimenti Vincenzo, davvero. Noi ovviamente ti aspettiamo, o meglio Lussac ti aspetta il 23 maggio nella cerimonia di consegna che avverrà nel Salone d'Onore del CONI. Ti chiedo un'ultima cosa, il pareggio di ieri allontana forse la Fiorentina dalla Champions League, ma visti i risultati poi anche dell'Inter in attesa di vedere il derby di questa sera, forse vi avvicina all'Europa League. Sul derby hai un'idea? Sul derby di Roma? Ma sicuramente saremmo interessati al risultato, perché bisogna guardare anche alle spalle, però lo guardiamo, almeno io lo guardo con molta serenità. E se proprio dovessi scegliere, saprei chi scegliere come squadra, però ci potrebbe stare anche un pareggio, andrebbe bene lo stesso. Insomma, quindi... Te piacerebbe, insomma, sarebbe il risultato che tutto sommato alla Fiorentina conviene di più, no? Ma non lo so, perché è davvero complicata fare, è complicato fare calcoli, poi dipende chi sarà la finalista tra l'Inter e la Roma, che darebbe un posto in Europa League, quindi per noi è davvero complicato, sarebbe complicato e sbagliato fare dei calcoli. Noi dobbiamo contare veramente più che mai, più di ogni altra volta, su noi stessi, perché al di là di quello che dice la classifica c'è una finale di Coppa Italia da conquistare che darebbe la sesta, se non sbaglio, la terza squadra in Europa League, e quindi potrebbero cambiare gli scenari. Quindi non possiamo fare la corsa soltanto su una squadra, ma evidentemente su più di una, per cercare di arrivare quantomeno in Europa League. L'ultima curiosità ce l'ha Matteo Marani. Ti posso chiedere una cosa? Siamo vicini al prolungamento o no, visto che so che se ne è parlato in questi giorni, prolungare ulteriormente questo rapporto già lungo con la Fiorentina? Ma devo dire la verità, non ci troviamo molto bene insieme. Io sento la stima della società, e non soltanto sotto l'aspetto tecnico, insomma, solo nella conduzione, e quindi a me questo lusinga molto. Io mi trovo benissimo a Firenze, però non ci siamo ancora seduti per parlare di prolungamento. Credo che sia una formalità, però poi le formalità vanno pure contestualizzate. Però non c'è fretta, insomma, abbiamo cose più importanti in questo momento. Diciamo che è quasi un sì, però insomma le formalità mi pare di capire che devono essere superate, insomma, da qui alla fine della no, ma non sono in scadenza, quindi non c'è fretta davvero. Vabbè. Questa è una bella notizia comunque per i tifosi della Fiorentina. Ringraziamo davvero, con i complimenti, a Vincenzo Montella, vincitore della terza edizione del premio Enzo Bearzot. Succede nell'Albo d'Oro a Cesare Prandelli e a Walter Mazzara. Insomma, diventa come dire, anche un impegno e anche come dire, un onore succedere a questi allenatori in questo premio così prestigioso. No, è un orgoglio davvero, perché sono due allenatori che sono esperti, hanno una certa esperienza, quindi... insomma, arrivare io che alleno da 2 anni, forse neanche, quindi per me è un motivo di maggiore orgoglio, ecco. Grazie davvero a Vincenzo Montella, buona serata, grazie. Grazie a tutti. Ciao Vincenzo. Buonasera. Completiamo il discorso sul premio Bearzot col presidente Caldiolo, perché poi dobbiamo tornare a quello che è il tema della serata, che qui continuano ad arrivare botte, risposte, contro risposte, insomma, lasciamo stare. Tra un po' appunto Valeria Ciardiello ci darà tutta una serie di notizie che stanno arrivando in agenzia, che insomma sono un po' contrarie al clima di che stiamo vivendo noi qui, perché quest'anno i premi Bearzot diventano due, no Marco Caldiolo? Ce n'è anche uno dedicato a quelli che sono, diciamo così, i temi di iniziativa sociale che sono proprio delle USAC. Per via di stemperare il clima, rilancio anche questo secondo, diciamo, premio Bearzot, che abbiamo chiamato Quando la sfida è sociale, che è un po' un premio che sarà dedicato a un atleta o a un istruttore o a un dirigente o a un tecnico dell'US Acli che in questi 4 anni ha portato avanti, realizzato un progetto a forte impatto sociale. Li stiamo raccogliendo, questi progetti verranno selezionati e valutati da una giuria di cui è presidentessa la figlia di Enzo Bearzot, la dottoressa Cinzia Bearzot, e questo ci riempie di estrema soddisfazione. Stiamo completando la rosa della giuria con un paio di giornalisti sensibili in tale ambito, e penso che per tra una decina, una quindicina di giorni avremo la possibilità di sciogliere anche il nodo e dare, diciamo,
dare la notizia di chi sarà premiato, in il questo premiato di questo premio. Eh sì, anche perché anche nelle altre precedenti edizioni il premio Berzozzi è caratterizzato per iniziative di carattere sociale. Ricordo che a Bologna nacque proprio per iniziativa e idea di Don Ciotti, subito sposata da Lusaga e dalla Federcalcio, l'idea di andare a Rizziconi con la nazionale per testimoniare l'impegno contro le mafie. E l'anno scorso il commissario tecnico d'allora, il vice commissario tecnico dell'allora nazionale Under 21, Ferrara e Peruzzi, furono annisida nel carcere minorile per portare un messaggio di speranza e di solidarietà anche nei confronti di questi giovani che avevano sbagliato. Fu una giornata davvero molto emozionante. Torniamo però ai temi del campionato, dopo aver comunque fatto questo bagno di aria pura, se mi si consente, sì, sì. Perché adesso però dobbiamo tornare a quelle che sono, diciamo così, un po' le polemiche di giornata. Proprio nell'ambito del premio Bearzot abbiamo sentito il presidente Abete, che ha risposto in qualche modo a quelle che sono state tutte le polemiche che sono scaturite dal dopo Fiorentina-Milan e dal dopo Inter-Atalanta. Sentiamo che cosa ha detto Abete al microfono di Giacomo Capuano e poi ne parliamo qui in studio. È stata una giornata difficile, con alcuni errori arbitrali importanti e naturalmente con un clima che dobbiamo cercare di contrastare, quindi massima solidarietà naturalmente per Adriano Galliani, perché non è accettabile che accadano queste situazioni non all'interno di una tribuna autorità, ma in generale. Cosa risponde a Moratti, che ha detto che non crede alla buona fede? Ma penso che alla buona fede debba credere tranquillamente anche lui. L'errore c'è da parte dell'arbitro, come l'errore c'è da parte di giocatori della nazionale, come è avvenuto di fatto a tempo scaduto proprio in occasione della partita Inter-Atalanta, con l'errore di fronte alla porta da parte di un giocatore di qualità. E insomma, anche il presidente Abete cerca di stemperare toni che in realtà sono molto saliti, soprattutto ieri dopo la partita di San Siro. C'è stato prima Stramaccioni, che ha detto che l'arbitro Gervasoni si era preso una grande responsabilità, poi il presidente Moratti ha detto che non crede alla buona fede degli arbitri. Oggi Valeria, un tifoso eccellente dell'Inter, ha dato la sua versione. Parliamo di Paolo Bonolis, che insomma, vediamo che cosa ha detto. Noi abbiamo intitolato in qualche modo, facendo leva anche su un titolo di una delle ultime trasmissioni di Bonolis in un certo modo, ma prima però vediamo che cosa ha detto Bonolis sull'arbitraggio di ieri di Gervasoni. Beh, possiamo di fatto andare sul sito dell'Inter, perché è riportato proprio dal sito della squadra interista. Bonolis ha detto: il rigore, una sceneggiatura già scritta, quando l'Inter sarà completamente disinnescata allora i rigori ce li daranno, non si può credere nella buona fede degli arbitri, è tutta una commedia. E tra l'altro a Bonolis, Valeria, ha risposto il Milan. Ha risposto il Milan, hanno risposto tantissimi, però il Milan nella fattispecie secca ed immediata la risposta appunto del club rossonero. Le dichiarazioni di Paolo Bonolis rese a Inter Channel e diffuse dal sito ufficiale dell'Inter, oltre che prive di qualsiasi fondamento, appaiono di eccezionale gravità, così ha risposto il Milan. Allora, noi abbiamo intitolato, come possiamo vedere, la nostra TVS, avanti un ultras, avanti un altro della trasmissione di Paolo Bonolis, che è uomo di spirito, quindi ci consentirà di scherzare anche a noi. Però, scherzi a parte, Matteo Marani. Ma un piano, secondo me, è il tifoso Bonolis, poi si può giudicare o non giudicare, insomma, la posizione, secondo me è ceduto, è esagerato nelle parole. Un altro conto è quando lo fa il presidente di una società di calcio, perché comunque è un dirigente. Soprattutto io non capisco una cosa: perché gli arbitri dovrebbero avercela con l'Inter? Cioè, qual è il disegno in questo momento che spingerebbe gli arbitri contro l'Inter? A chi dà fastidio? Perché, voglio dire, visto che proprio Moratti, come ricordava Abete, qualche tempo fa aveva detto che il calcio italiano si è ripulito, in questo momento mi chiedo, quindi siamo tornati lì, cioè per quale ragione ci deve essere questo clima di persecuzione nei confronti di una società che non capisco a chi dia fastidio, onestamente. È una questione legata alla Lega, però... Voglio dire, allora la Juve che sta in testa al campionato, che nel blocco con l'Inter fuori dalla Lega, che cosa cambia? Io credo che ieri si sia ceduto, sia l'allenatore che il presidente. Mentre possiamo vedere anche un po' le immagini della partita di ieri, un 4-3 abbastanza clamoroso, chiedo anche a Gianni Cerquetti quello che chiedevo prima a Vincenzo Montella. È vero che l'Inter ha subito una decisione... In anni non lontanissimi, poi è rimasta scottata l'Inter. Sì, per una però voglio dire, ieri la partita era sul 3-1, ha incassato il 3-2...
aveva comunque sempre una partita da poter gestire, ha incassato altri due gol. Insomma, da questo punto di vista, la Fiorentina che dovrebbe dire? Che sul 2-0 in 10 contro 11 poi ha ribaltato la partita, anche lì con qualche decisione arbitraria che ha fatto discutere a quel punto il Milan. Come dicevo ieri nel corso della trasmissione tempi supplementari, subito dopo il 90esimo minuto, gli errori sono pesanti, per esempio Tagliavento ne ha commessi più di uno, dall'una e dall'altra parte, però la cronologia poi degli errori diventa importante all'interno di una partita, e credo che Stramaccioni su questo abbia richiamato un po' l'attenzione con parole forti. Poi c'è stato l'intervento al massimo livello da parte di Moratti, perché è un rigore inventato che ha ridato fiato e speranze, ma certo questo nulla toglie alla verità dei fatti, che poi l'Inter, come tu dicevi, ha concesso di suo, e alla fine la tripletta, insomma, di Dennis ha consentito, no, il ribaltamento totale della situazione. Io penso che bisogna ancora una volta rimarcare le parole di Montella, che va ringraziato una volta di più anche per quello che ha detto in questa trasmissione, perfettamente consapevole di quanto siano d'esempio i grandi protagonisti del mondo del calcio. Assolutamente, che vengono guardati anche dai non bambini. Non sta scritto, come ha detto, nel contratto. Certo, certo. E questo è un titolo di merito, quando questo lo si ricorda e ci si comporta di conseguenza, e credo che questo dovrebbero ricordarselo un po' tutti. Sappiamo che per esempio Bonolis, no, è un grandissimo tifoso. Io una volta lo vidi all'intervallo di Roma-Inter allo Stadio Olimpico fronteggiare, difendendo veramente la sua passione, tutta la tifoseria romanista. Però lui fa il tifoso. In realtà qui ci sono delle affermazioni molto pesanti da parte del presidente dell'Inter, che credo sarà chiamato anche a rispondere, perché poi devono essere portate le prove di certe A questo proposito, il presidente dell'Inter, ha risposto il presidente degli arbitri, Marcello Nicchi. Che cosa ha detto Nicchi poco fa all'Ansa, Valeria? Ha detto fondamentalmente che, senza entrare nel merito, o ci si fida della classe arbitrale o non ci si fida. Fondamentalmente questa è stata la risposta di Nicchi, che peraltro ha trovato conferma anche da parte di altri presidenti come Lotito, che dice basta fare dietrologia, e lo stesso Beretta si è espresso dicendo che bisogna avere fiducia nella classe arbitrale. In uno sport dove c'è competizione, il garante delle regole, cioè l'arbitro, è essenziale, altrimenti non si può fare. Sugli arbitri vi chiedo proprio una cosa velocissima, però prima voglio sentire il tifoso dell'Inter, Marco Caldiolo, perché è presidente dell'Unione Sportiva Agri, però indossa i panni dell'ultra. 25 secondi da tifoso dell'Inter. Abbiamo un web opinionista in studio oggi. Eh sì, oggi ce l'abbiamo. Voglio sapere se è d'accordo col tifoso Bonolis, col presidente Moratti o con Vincenzo Montella, che ha detto qualche cosa, diciamo così, di cui tutti quanti dobbiamo cui tutti quanti dobbiamo riflettere. Allora, questa è una domanda un po', vabbè, non importa. Eh beh, noi facciamo questo mestiere. No, non sono assolutamente d'accordo. Sono dell'idea che, quando ero un ragazzino di assolutamente nessuna speranza calcistica, il mio allenatore mi diceva: se sei più forte come squadra vinci anche se ci sono gli errori arbitrali. Sono d'accordissimo con Montella. Io guardavo adesso qualche azione, qua i gol dell'Atalanta, e sinceramente non accorgersi che c'erano stati degli svarioni difensivi, ad esempio nei gol io non sono un esperto, ripeto, però mi sembravano lapalissiani, no. Non sono d'accordo né con Bonolis né purtroppo col presidente Moratti, che è persona invece che stimo tantissimo. E allora volevo sapere però da voi rapidamente sugli altri, che dobbiamo parlare del derby, e dal derby arrivano notizie che fanno capire perché tutti dovrebbero tenere un pochino, diciamo così, i nervi più saldi, abbassare la tensione, perché c'è qualche notizia preoccupante, ma tra un po' ci colleghiamo con i nostri inviati e ne sappiamo di più. Matteo Marani, secondo te i 5 arbitri sono stati fino adesso un vantaggio o uno svantaggio? C'è la voce, e la riferiamo come voce, che Gervasoni abbia deciso su indicazione dell'arbitro addizionale. Gira questa cosa. Ma secondo me è uno svantaggio per il momento, cioè mi pare che ci siano più conduzioni in campo e questo non agevoli. Nel caso specifico di Gervasoni, se gliel'ha chiamato davvero l'addizionale, lo induce in un errore clamoroso, perché è errore clamoroso, su questo non ci piove. Non c'è dubbio. Io quello che contesto è il concetto di buona fede, è come dire i presidenti sono disonesti, che cosa vuol dire? Cioè, o tu hai delle prove per dirlo, ma non puoi dire di un arbitro che è in cattiva fede o non c'è buona fede da parte di un arbitro. Questo secondo me è il focus della vicenda. No, credo di no. È una cosa, è una battaglia politica questa dei 5 arbitri in campo, portata avanti da Platini in risposta alla tecnologia voluta da Blatter, di cui Collina si è fatto l'attore, portavoce, sostenitore, primo tifoso. Io credo che possa bastare un arbitro con due grandi assistenti se quest'arbitro è di grande livello e forse potrebbe anche fare meno errori.
soprattutto potrebbe essere più, diciamo così, in qualche modo quello che gestisce la partita, che va gestita anche psicologicamente per certi aspetti. Gianni? La situazione è ovviamente migliorata rispetto a prima, perché ci sono più occhi che guardano, ma non come era lecito attendersi. Ci sono stati diversi episodi in questo campionato che francamente lasciano perplessi. Un altro episodio è avvenuto ieri in Fiorentina-Milan, no? Il rigore non dato sul fallo di mano alla fine, che avrebbe potuto consentire addirittura al Milan di ritornare avanti, a quel punto mettendo le mani sul successo, perché l'arbitro non ha visto, ma non ha visto neanche l'arbitro d'area. Certo. E quindi francamente io credo che vada anche migliorata l'intesa tra la cinquina, insomma. Francamente sì, anche il lavoro specifico degli arbitri d'area, perché diventa un mestiere particolare. Assolutamente. Qui stiamo vedendo le immagini finali della rissa di San Siro tra Schelotto, Cigarini e altri giocatori dell'Atalanta, che hanno completato in negativo una serata francamente poco commendevole, e purtroppo questo tipo di immagini ci porta a quelle che sono le attese per il derby di Roma, derby di Roma che va in scena per la prima volta di lunedì e nella storia è un derby importante soprattutto per la Roma, che insomma potrebbe in qualche modo riscattare una stagione. Ricordiamo che l'andata ha vinto la Lazio, che è anche già in finale di Coppa Italia e ha ancora una speranza in Europa League. Andiamo a sentire Cristiano Piccinelli, perché oltre all'aspetto tecnico ci sono purtroppo notizie non tranquillizzanti, non troppo tranquillizzanti rispetto a quella che è la vigilia sul piano delle tifoserie. Andiamo a sentire Cristiano Piccinelli. No, abbiamo qualche problema, vediamo se riusciamo a sentirlo. No, non abbiamo ancora la possibilità di collegarci con Cristiano Piccinelli. Abbiamo due collegamenti tra l'altro dallo stadio olimpico, sia per quello che riguarda, diciamo così, l'aspetto tecnico che l'ordine pubblico. Andiamo però a sentire un web opinionista della Roma a questo punto, Valeria, per sentire a questo punto dell'aspetto tecnico. Allora ci colleghiamo con Paolo Morga. Ciao Paolo, benvenuto a 90 minuti. Ciao. Allora Paolo, tra poco ci collegheremo con lo stadio, però sembra che ci siano stati dei feriti, insomma, nella zona di Ponte Milvio, uno scontro tra tifosi della Roma e tifosi della Lazio. Tu sei tifoso della Roma, sei di Roma, si vive sempre all'ennesimo insomma, questo derby, anche dal punto di vista, ahimè, degli scontri. Purtroppo sono cose che capitano e purtroppo sarebbe da evitare. Uno dei motivi per cui non vado allo stadio in una giornata come questa è appunto l'alto rischio. Quindi tu di fatto guarderai la partita a casa? Solo a casa. Ecco. Senti, ma da tifoso della Roma, per tornare un pochino alla bellezza del campo e della partita, come vivi il derby? È davvero una partita fuori rispetto a tutte le altre? Diversa rispetto a tutte le altre? È praticamente una settimana che non dormo. È praticamente una settimana che non mangio. È praticamente una settimana che non vivo. No, sto scherzando. È una partita sicuramente sentita, però... fondamentalmente quest'anno è andata così. L'unica soddisfazione che ci rimane, come dice mai un mio amico, mai una gioia. L'unica soddisfazione potrebbe essere stasera con la prima gioia, anzi la seconda dopo la Juve. Giustamente. Mi dici una cosa? Sì. No, prima di farti fare il pronostico, perché Valeria sicuro vuole chiedere il pronostico, però volevo chiedere al nostro amico che ne pensa di Osvaldo, che si è andato, diciamo così, a godere il derby a Londra con la fidanzata. È squalificato, però... molto lontano, diciamo, dalla Roma questo giocatore ormai? Diciamo che a Palermo ha preso una munizione che si poteva tranquillamente evitare. Poi non dico nient'altro. Osvaldo ha iniziato bene il campionato quest'anno, ha fatto più gol dello scorso anno, ha fatto anche un discreto campionato fino a un certo punto, poi ha smesso. È un po' indisciplinato, come diceva Zeman, ci vuole un po' più di disciplina all'interno dello spogliatoio. Vai Valeria per il pronostico. Allora Paolo, pronostico il tuo uomo partita per il derby. Sarebbe scontato dire Totti o De Rossi in quanto sono romani romanisti, però secondo me questa sera la mela sarà l'uomo derby e infatti il risultato è 1-0, gol di Eric. Va bene, ce lo auguriamo Paolo, grazie, ci risentiamo se azzecchi il pronostico. Grazie. Assolutamente. Un abbraccio e grazie, ciao. Grazie Paolo. Ciao, ci piacciono i tifosi così. Ci piacciono i tifosi che scherzano, che dicono cose anche, diciamo, però che lo fanno con misura e con rispetto. Però in questo intervento, Enrico, al di là della simpatia, c'è anche la prima dichiarazione che conta. Un tifoso che dice non vado allo stadio perché ci sono rischio. E proprio per questo, Gianni, fammi andare da Stefano Orsini, collega del TGR Lazio, che è proprio collegato con noi in diretta dall'esterno dello Stadio Olimpico. Stefano, arrivano notizie di scontri non gravissimi per fortuna, ma di un accoltellamento. Che cosa ci puoi confermare? Buonasera a te.
Buonasera Enrico, buonasera a tutti. Sì, le notizie non sono delle più confortanti, sarebbero due gli accoltellati in questo momento, niente di grave, medicati sul posto, però comunque un primo scontro c'è stato nei pressi di Ponte Milvio, zona alle mie spalle, siamo al Foro Italico, quindi a 100 metri dallo Stadio Olimpico. Sembra che siano venuti a contatto due tifosi della Lazio contro due tifosi della Roma, non uno scontro grande. L'elicottero ha sorvolato la zona, sono intervenuti sia polizia che carabinieri anche da altre parti, ma la situazione comunque al momento non ha visto, non ha registrato scontri fra le tifoserie, è stato due singoli casi. Certo non è il massimo come premessa per questo derby che aspetta 60.000 persone circa allo Stadio Olimpico, sono circa 800 gli agenti delle forze dell'ordine impegnati, 300 quelli della polizia municipale, tanti gli steward anche dentro allo stadio dove si cerca di non far venire a contatto comunque le due tifoserie. Quindi Enrico, non solo l'aspetto sportivo ma c'è anche un aspetto di cronaca che speriamo resti qui, perché il derby è sempre molto sentito in questa città. Sì, davvero, grazie Stefano. Noi magari prima della fine della trasmissione ci ricollegheremo con te se ci saranno altre notizie, speriamo di no, speriamo che sia una situazione che dopo questo primo, diciamo così, confronto, chiamiamola scaramuccia, anche se purtroppo qui non si possono sottovalutare queste cose, perché andare allo stadio col coltello francamente è un qualche cosa di inaccettabile, però appunto cercheremo di sapere da te nel finale come stanno andando le cose. Grazie, grazie a Stefano Orsini. Grazie a voi. Matteo, insomma, era anche una prova di fiducia, no, quella di giocare la partita lunedì in notturna, perché ecco, dal punto di vista, diciamo così, della tranquillità, in genere le partite ricordiamo a rischio... che ci fu di pomeriggio il derby nel girone d'andata. Sì, e ricordiamo che magari per esempio domenica prossima il derby di Genova si giocherà di pomeriggio. Sì. Avviene però a luce alta questo episodio qui, sì, infatti, dire, purtroppo non è anche notte, questo, non è anche ancora nota, anzi speriamo che si limiti, come dire, a questa vicenda qui. E speriamo che venga tenuto sotto controllo anche il tam-tam delle notizie, perché poi ci vuole poco a far diventare una palla di neve. Ci fu un derby che fu sospeso per una notizia falsa poco tempo fa, ricordiamolo. Cioè proprio il concetto, io credo, di come si va allo stadio, è come se penso, due si accoltellano per andare al cinema, due si accoltellano per andare al teatro. È pazzesco. Non esiste, quindi vuol dire che purtroppo, in tantissimi lo sappiamo, il calcio non è divertimento, non è momento di gioia, non è momento queste di passione sportiva. Queste sono immagini che arrivano in diretta dall'esterno dell'Olimpico, tra è l'altro. È occasione di delinquenza. Mi pare una situazione abbastanza tranquilla. Questo è occasione di delinquenza. Assolutamente. Andiamo però da Cristiano Piccinelli per parlare anche di quello che è l'aspetto tecnico, che ci auguriamo sia quello preponderante stasera di questo derby, molto atteso e molto importante per entrambe le squadre. Cristiano Piccinelli, a te. Buonasera dallo Stadio Olimpico, tra poco più di due ore il calcio d'inizio della stracittadina della capitale tra Roma e Lazio. Le formazioni per quanto riguarda la Roma di Andrea Azzoli dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2, Stekelenburg in porta, poi Torosidis, il greco nel ruolo abituale di terzino destro, Marchinho e Castan saranno i due centrali difensivi, Marchinho invece il brasiliano a sorpresa schierato nel ruolo di terzino sinistro, mediana muscolare con Bradley, l'americano De Rossi e Florenzi, Pjanic sarà il trequartista a supporto delle due punte, la Mela e Capitan Totti. Per quanto riguarda invece la Lazio di Petkovic, Marchetti in porta, poi nel ruolo inedito di terzino destro Alvaro Gonzalez, il centrocampista uruguaiano, i due centrali saranno Zana, l'albanese, e Biava, Radu terzino sinistro, Ledesma il vertice basso di un centrocampo poi composto da quattro elementi con Hernanes, Candreva, Onazzi che ha vinto il ballottaggio con Mauri e Lulic, unica punta Miro Klose alla ricerca di un altro gol importante nella stracittadina. Per quanto riguarda le assenze, nella Roma manca Osvaldo che è squalificato, è volato però in Inghilterra, a Londra con la fidanzata, non sarà dunque presente sugli spalti dell'Olimpico per seguire i compagni di squadra e dunque questo dà ancora più corpo alle voci di un possibile divorzio tra l'argentino e i giallorossi a fine stagione. Previsto il pubblico delle grandi occasioni, anche se l'affluenza finora sta stentando, ma insomma ricordiamolo che è il primo derby che si gioca in una giornata feriale. Davvero tutto, a voi studio. Grazie, grazie a Cristiano Piccinelli, avete visto i cancelli sono stati proprio aperti alle spalle del nostro collega dalle 18.45. La Lazio ha scelto praticamente Onazzi tenendo fuori Mauri, tecnicamente cosa significa questo? Una squadra un pochino più coperta, Gianni, secondo te, da parte di Petkovic? Non è ancora la formazione ufficiale, sì, per carità, naturalmente, è chiaro, questa siamo, è un'ipotesi attendibile. Ipotesi. Diciamo. Naturalmente poi Petkovic ha la situazione della sua squadra ben chiara, tra l'altro ha diramato la convocazione proprio in estremis. Ha risolto tra l'altro il problema per quanto riguarda Floccari, perché ritorna convocato. Ti devo interrompere perché abbiamo delle immagini in diretta, tra un po' torniamo da Stefano Orsini e guardate qui, insomma io
davvero resto senza parole. Qui siamo in piena luce del giorno, abbiamo un gruppo di facinorosi che si fronteggiano, non sappiamo, adesso non riusciamo a vedere dalla nostra telecamera con chi, però insomma, non mi pare l'atmosfera più tranquilla per cominciare questo derby. Insomma, tra un po' proviamo a ricollegarci con Orsini, ovviamente. Gianni, lo so che è difficile parlare di calcio giocato quando poi questo è il clima, purtroppo. Purtroppo, però se cronisti siamo, dobbiamo farlo anche sì. A livello di cronaca sì. Nera, e anzi speriamo sì. Che possano arrivare gli aggiornamenti e che possano anche svolgere in condizioni di sicurezza del lavoro i colleghi. Dicevamo che c'è un recupero di Flocari, anche se per fare gruppo credo non, però insomma può essere una risorsa importante. C'è Close, in caso di però bisogno. Soprattutto che ma da... certo Close è che è un uomo derby, anche perché ricordiamo che la Roma prova ad invertire, no? Una tendenza certo. Negativa che dura da troppo tempo nell'ottica certo. Giallorossa. Chiaramente Close e Totti come uomini di riferimento, ma non sono i soli, perché quando si gioca una stracittadina, che Riccolo, sottolineiamolo, conta moltissimo in ottica europea, certo. Perché entrambe le squadre al momento, è vero che Lazio è già finalista e la Roma ha un gol di vantaggio da difendere nel return match in casa dell'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma devono anche giocare per salvare certo. La dimensione europea. Dell'Europa di seconda fascia, anche se hanno poi comunque la Lazio già sicuramente, la Roma vedremo che succederà nella semifinale di Coppa Italia, all'uscita di sicurezza, diciamo così, della finale di Coppa Italia. Prima di andare da Matteo Marani voglio sentire però un tifoso della Lazio che abbiamo via web rapidamente, Valeria, perché poi vorrei, dopo appunto aver sentito Marani, anche tornare, se ci riusciamo, all'Olimpico dal nostro Stefano Orsini per vedere che cosa sta succedendo all'esterno dello stadio. E allora salutiamo Marco Terziani. Ciao Marco, benvenuto a 90 minuti. Buonasera a voi. Allora Marco, tu sei il tifoso della Lazio, abbiamo sentito in precedenza un tuo competitor, tifoso della Roma. Chiedo anche a te come vivi questa partita, quale sarà il tuo uomo partita e il pronostico. Vai, tutto di fiato. Allora, tachicardia da questa mattina, non parlo con nessuno, a parte al lavoro, va bene. E vincerà la Roma sicuramente, con uomo derby, De Rossi forse. Sicuramente vincerà la Roma. Va bene, scaramantico dall'inizio alla fine, Marco. No, non sono scaramantico per me. Va bene, va bene. Senti, comunque ti dico che le ultime volte è andata meglio per la Lazio che per la Roma, così. Beh sì, effettivamente sì. Speriamo, basta. Ce la faccio. Guarda, si sente tutta la tua agitazione, tutta la tua tensione. Lo so, in bocca infatti al lupo. Vorrei stare allo stadio anch'io, ma purtroppo mi devo allineare al mio collega romanista. È difficile stare a casa, a volte è più difficile andare allo stadio, però con tristezza. Però stare a casa è difficilissimo, perché non stare vicino alla Lazio è difficile. Però anche poi andare allo stadio e ogni volta stare in tensione, forse, e poi peggio. Tutti quelli a casa che aspettano, non è facile. Quindi va bene. Si fa una scelta, a Roma-Lazio si sta a casa, a Lazio-Roma si fa, ovviamente. Va bene Marco, un abbraccio e grazie intanto. Grazie ciao. A voi, Marco. Ciao. Sottolineando, come faceva prima Gianni Cerqueti giustamente, la tristezza di queste affermazioni, vado però da Matteo Marani, prima di tornare da Stefano Orsini per le ultime notizie. Tecnicamente chi ha in qualche modo i favori del pronostico, Matteo, in questo derby? Close contro Totti? Vado un po' in linea con i web opinionisti, credo anch'io che la Roma, uno fa per scaramanzia, l'altro perché ci credo ovviamente, credo che la Roma abbia onestamente qualcosa in più in questo momento. Mi pare che la Lazio denunci la fatica, la stanchezza di una stagione straordinaria, se pensiamo a quello che ha fatto la Lazio, che sta facendo in campionato, che ha fatto in Coppa Italia avendo già conquistato la finale, in Europa League, però adesso i conti stanno arrivando. Dato sulla vicenda di Mauri non escludo che magari sia anche una condizione fisica non ottimale, insomma sappiamo sì. Che stava recuperando, quindi la Roma, è chiaro, il rischio della Roma è che magari psicologicamente la sente molto, perché se dovesse sbagliare anche stasera diventerebbe veramente una stagione assolutamente, e tra l'altro forse la Roma ha vissuto tutta la tensione stando sempre qui a Roma, la Lazio bene o male è dovuta comunque andare a giocare la partita in Europa non fortunata peraltro con il Fenerba, cioè ha scaricato un po' di tensioni. Io penso che il derby sfugga però ad ogni tempo sì, pronostico, anche infatti, perché peraltro la Roma a Palermo ha dato proprio una lezione di sé brillantissima, assolutamente. È in ritardo in classifica, forse ha più pressione al di là di quelle che sono le motivazioni, proprio questo dicevamo, la Roma ha più pressione rispetto alla Lazio, ha un po' più di pressione, ma hanno detto che questo possa tradursi poi in negativo. Speriamo che le pressioni e le tensioni siano finite fuori dallo Stadio Olimpico. Stefano Orsini, come sta andando la situazione? Guarda Enrico, qualche minuto fa, come giustamente avete sottolineato in diretta, c'è stato un contatto tra alcuni tifosi, una
piccola rissa che però non promette sinceramente nulla di buono. Dopo i due accoltellati di una mezz'ora fa nella zona di Ponte Milvio, adesso ci possiamo trasferire la telecamera e farvi vedere che al momento sì, è tutto tranquillo, però c'è sempre un elicottero che sorvola la zona, c'è comunque tante forze dell'ordine, ripeto 800 agenti impegnati che sono molto molto attenti. È un vero peccato perché sono tantissime le famiglie, come possiamo vedere, tantissimi ragazzi che vanno allo stadio e la voglia di vedere una partita di calcio e basta è grande, quindi davvero bisogna comunque stare molto attenti prima di questa gara che si gioca in notturna, ricordiamolo, per gli impegni della Lazio in Coppa e dunque in posticipo. Grazie a Stefano Orsini. La nostra coordinatrice Annalisa Bartoli mi ha detto adesso nel teller, mi ha comunicato un'altra notizia veramente, guardate, scoraggiante. Un'ambulanza sarebbe stata attaccata, è stata attaccata dai tifosi, un'ambulanza che era stata mandata per soccorrere i feriti, è stata attaccata con sassi e petardi dai tifosi, non sappiamo di quale fazione, ma a questo punto io mi rifiuto anche di chiamarli tifosi, chiamiamoli delinquenti, che andrebbero assicurati alla giustizia, perché poi questa è la verità. Lunederbissimo noi abbiamo intitolato, ci auguriamo che sia un lunedì di derby, un lunedì di gioia, un lunedì di festa, un lunedì che ci riconcili con il calcio dopo una domenica piena di polemiche, però davvero consentiteci, c'è da essere scoraggiati con queste notizie che speriamo si limitino a questo, insomma, francamente. Stiamo arrivando alla fine, vi chiedo proprio una riflessione sintetica perché c'è il TG Sport che incombe con il nostro Luca Di Bella. Facciamolo proprio dire l'ultima parola, la lasciamo proprio al presidente dell'Unione Sportiva Acli, Marco Caldiolo, che insomma oggi ha cercato di dare assolutamente un altro messaggio con il premio Bearzotto assegnato a Vincenzo Montella, lo ricordiamo ancora. No, io penso che sia necessario in questo momento riscoprire proprio il valore popolare dello sport. Un valore popolare che secondo me deve diventare cultura, cioè la cultura di uno sport che è un valore primario di questa società, se però viene valorizzato proprio nel significato vero, educativo, formativo, fin dai settori giovanili, fin dall'infanzia, ma anche a livello familiare e adulto, ovviamente. È assolutamente, è sempre un problema culturale purtroppo, e da questo punto di vista davvero stiamo assistendo a qualcosa di poco edificante. Speriamo che si finisca qui e che si possa parlare domani di un derby bello. Noi abbiamo finito, ringrazio Gianni Cerqueti, ringrazio Marco Gardiolo, grazie a tutti. Matteo Marani, che abbiamo ci avuto rivediamo qui. I prossimi giorni ci vediamo da Bologna, e grazie anche a Valeria Cerbiero. Grazie a te Enrico, buon derby a questo punto. A questo punto sì, speriamo di vedere un bel derby in campo e una situazione tranquilla fuori. Posso lanciare un messaggio al presidente? Sì, ma no, una giuria all'interno della quale ci sia anche una donna per il prossimo premio Bearzotto? Io gliela butto lì. Sì, c'ha ragione. Sono state l'abbiamo, anche dai l'abbiamo messa presidente nel premio Bearzotto, che forse è per noi ancora più una importante. Una presidente, cioè, addirittura. però una persona che giudichi, però, anche, no? Tra l'altro, giudizio femminile. Dobbiamo no? 30 secondi volta. Ancora al TG Sport. Nella vicenda della premiazione, che sarà appunto andrà in scena il 23 maggio, ci sarà anche uno speciale 90 minuti e probabilmente ci sarà una donna che affiancherà quello che in genere queste cose le fa. Chissà chi è. Chi è? Non lo so. Vabbè. Arrivederci a tutti. Chiudiamo con un segno di pace, come si dice in questo senso. Speriamo che sia così. Veramente. Grazie. Dino al TG Sport. Luca Di Bella, noi ci vediamo domani alle 17.